Dopo l'ispezione, la revisione, la manutenzione, wrapping, adesso veniamo alle cose succulente. Alle nostre spalle la mia auto del 2000, full wrappato digitale mimetico sabbia. Ma adesso la sentite? La senti? La senti? La sento. Questo suono è solo il suono di una cosa. Oggi si inizia a fare la cosa che mi piaceva di più fare quando giocavo a Need for Speed Underground. Lo so, io ho visto la tua macchina, so cosa che ti piace fare. Pulire gli interni. Assolutamente no. La mia specialità era modificare le macchine. Aspetta, un regalo per te. Con enorme rispetto per te. Sono proprio loro. Qui abbiamo colpito la mia infanzia. Forse la tua adolescenza e la mia infanzia. Sì, io ero già. Sai anche cosa mi è piaciuto? Carbon. Cos'era la figa? Se avevi Need for Speed Underground e i suoi 42 capitoli. Partiamo dai cerchi? Partiamo dai cerchi. 4 cerchi, Japan Racing. Facciamo vedere il font del cerchio. Il problema che abbiamo riscontrato a reperire i cerchi è che abbiamo un cerchio a 4 fori, super obsoleto. La vettura, avendo colonnette e non bulloni, magari dopo lo facciamo vedere. Abbiamo dovuto lavorare tantissimo con le T del cerchio. Infatti vedete quanto largo è rispetto all'originale, circa un pollice in più. E abbiamo dovuto fare una costruzione su misura a tutti gli effetti il tuo cerchio. Il prezzo di questo sei intorno alle 800 euro. Bene, quindi il gommista è di là. Andiamo dal gommista. Questo qui è il furgone sobrio di Josephine Garage, un Q7 3000 turbo diesel Q6. Carichiamo i cerchi, un furgoncino da 290 cavalli. Appena arrivati dal gommista ufficiale di Josephine Garage, siamo con Mattia. 4 gomme, lubrificazione pneumatico. Che cerchio. Spugnetta per pulire il pneumatico. Mando mai via neanche una Panda con i cerchi in ferro con il rasso e la gomma attorno. E si passa alla bilanciatura. Ritornati a casa base. Capiamo se i conti di Daniele sono stati eseguiti correttamente. E vediamo se i nuovi cerchi cerchiano. E soprattutto montano. È un po' come una prima volta, tipo. Mamma mia. Sono giusto un po' più in fuori di quelli di prima. Sento già la canzoncina. Guarda che roba. Ci ha fatto lavorare quei 7-8 mesi in più per cercare sia le gomme che i cerchi. Ma a voi, lo vedete, sembrerà che sia nato tutto così. Nuovo giorno, nuova grigliata. Si mangia in officina. E di qua c'è sempre la mia macchinina. Cerchi, gomme nuove montati. Sapete cos'è questo? Pezzo di acciaio sagomato, saldato tutto quanto a mano. Ma prima di questo è un altro piccolo pezzettino per la nostra Hyundai, che però vedremo un altro giorno, che per voi sarà tra qualche secondo. Parlando di Adventure Car, ci viene in soccorso Auto Part Europea, che ci fornisce queste fantastiche luci di profondità Osram, completamente omologate all'uso strada. Secondo me non sei pronto. È enorme. Faro Osram è grande come la mia testa, con copertura per renderlo legale, che andremo a montare presso a poco in questo punto. Due, no uno. Possiamo montarne due oppure 4. Ma pensate che l'illuminazione sia abbastanza? No, proprio qui 2 barre LED con copertura per rendere la notte solo un triste ricordo. Creeremo l'auto più luminosa del mondo, sicuramente con più fanali. Giunti a questo punto ti lascio 1-2 settimane per studiare tutto quanto l'impianto elettrico. La Hyundai. Fai finta di studeremo questo impianto elettrico nel più profondo dei fusibili e soprattutto le strutture per sorreggere questo popò di fan. Mentre teniamo lo scorrere di queste giornate, mentre piangiamo la nostra lontananza, se siete procedendo di acquistare un'auto usata, non potete fare a meno di utilizzare Car Vertical per andare a verificare qual è la storia della vostra futura vettura. Per portarvi un esempio concreto, ho fatto analizzare la nuova macchina usata di un nostro amico Marco, che ha comprato un Alfa Romeo Stelvio, di cui abbiamo anche le foto, il quale prima di acquistarla ha fatto car verticalizzare la macchina. Basta la targa, non è la macchina. O la targa o il numero di telaio. Qui abbiamo tutto quanto il report. Da qui sappiamo che la macchina non è stata rubata, non è stata schilometrata, non è stata stato finanziario giudicata e soprattutto non è stata danneggiata. Qui addirittura abbiamo 4 report dei chilometri trovati. Quanti chilometri ha la macchina? 43.500 km. Siamo in linea. Non è stata rottamata, esportata, importata, leasingata, nessun danno riscontrato. Qua abbiamo la valutazione. Quanto l'ha pagata? 39 qualcosa. Ah sì, dai, giusta. Guarda, ti dice anche gli optional. Mai visto un report così completo? Marco, tutto molto molto bene. Ringraziamo quindi il marchetto di Harley Pub per averci prestato la sua nuova macchina usata. Ma a differenza di Marco, ah, qui abbiamo lui ha avuto molto più sfortuna. Questa qui è una Giulia quadrifoglio, che è, non è stata rubata, non è stata schilometrata, non è stata, ma qui abbiamo tutte quante le fotografie. Ma andiamo a vedere il dettaglio dei danni. E il danno grave è stimato da 70.000 euro. Ah, è cabrio la macchina. 2 volumi, perché il terzo, esatto, manca. È diventata una Alfa giù. Diciamo che è rimasta solo mezza macchina. Vedendo che c'è un danno da 70.000 euro, un conto sarebbe magari un paraurti, uno striscio, un parabrezza, sì, per quanto riparata bene. Ma insomma, anche perché diciamocelo, su importi di un certo livello, buttare via anche 100 euro di car verticalizzazioni, direi che se ci mettiamo a riparo da eventuali danni è tutto di guadagnato, insomma. Posso dire che sono un'ottima spalla per le sponsorizzazioni. Quindi se anche voi state per comprare un'auto usata e volete scoprire la storia passata della vostra futura vettura, con il link qua sotto in descrizione
descrizione potete scoprire quanto costa questo servizio e se utilizzate il codice sconto SIN avrete uno sconto sulla car verticalizzazione. Ringraziamo ancora una volta Car Vertical per tutto il supporto che sta dando a questa serie e procediamo con l'aspettare l'attesa della nostra separazione. Sei incredibile, sei incredibile. Sono passate 2 settimane dall'ultima volta che ci siamo visti. Daniele, come promesso, ha progettato un supporto per i fari inserendo anche un portatarga, dato che andremo ad attaccarci su questi filetti già preesistenti nel paraurti della macchina. Leggi le istruzioni. Targa, piegare a 90 gradi. Questo qui è il progetto e come art attack questo qui è il progetto realizzato in 3D. Qui sopra un piccolo accessorio che abbiamo deciso di chiamare Pigna. Sembra quasi una bulba. Una vulva. State per assistere al matrimonio tra il faro e la staffa. Butta che ho dentro. Vitellina. C'è la vitellina e il Pigna. Non flette neanche. Sembriamo però che fai robe serie. Ah, si sta bravi, eh. Diciamo che il valore della staffa coi fari copre il valore dell'auto. Ma e questo qui è il risultato con tutta l'auto. Incredibile. Procediamo con il cablaggio per far funzionare le luci. Passaggio dei cavi completato e arrivano in zona batteria dove Daniele sta cablando tutto l'impianto. Cablatura effettuata in soli 5 secondi dal magico Lele. Volete vederli accesi? Il lavoro è stato fatto alla regola d'arte, infatti le luci non sono collegate solo tramite un pulsante o un interruttore, ma sono collegate direttamente al devio luci. Una volta che si accenderanno le luci di posizione, ma il bello viene fuori quando tiriamo la leva degli abbaglianti che abbronziamo quelli che ci stanno di fronte. Quindi se anche voi volete abbronzare le persone che vi precedono, vi lasciamo qui sotto il link in descrizione di Autopart Europea. Però non ti danno la crema solare, eh. Possiamo spostarci al capannone qui a fianco per andare a montare lo scarico dai ragazzi di Ragazzon. All'interno del regno di Ragazzon Exhaust, come abbiamo visto con Lele nel primo episodio, abbiamo visto appunto che questa linea di scarico è un pochettino malmessa, soprattutto nei punti più critici, saldature, pieghe. Quindi direi che passiamo ad un bel restyling di questa linea originale. Come avete visto nell'episodio precedente, la prima parte dello scarico è già stata effettuata. All'interno però, Babbo Natale in anticipo, della scatola magica, possiamo dire la parte più bella. Oddio! Il terminale, anche questo 100% artigianale. Il finale nero opaco a richiamare tutta la neropacizzazione della macchina. È ora, pimperipetta e nuse, di montarlo. Si procede svitando il silenziatore. Non ci vuole moltissimo, sono solo 4 viti. La prima linea di scarico è stata smontata e voilà! E anche il silenziatore originale è stato rimosso. Adesso ci troviamo in questa situazione e qui inseriamo un nuovo pezzo. Il primo bulloncino. Prendi la pistola. Ella! Si monta anche il silenziatore. Diciamo che il lavoro grosso è quello di fare lo scarico. Beh, ma grazie a Dio ne hai saldato un pezzo. Ah già, vediamo com'è andata. In questo momento ci troviamo con Mattia, che è un mastro saldatore, mastro piegatore di tubo. Sei un? Saldatore. Quanto ci hai messo per fare lo scarico della mia macchina? Esageriamo, una giornata dai. Sei, una volta che hai avuto in mano la macchina, hai seguito la linea dello scarico originale e hai piegato dei tubi con una piegatubi. Esatto. Si saldano. Useremo questa saldatrice a TIG. Ovvero scalda quel pistillo lì e fonde il materiale con o senza riporto. E cosa significa? Senza riporto vuol dire che unisci le due parti senza aggiungere materiale. Fondi assieme le due metà. Se no devi usare il riporto, una bacchetta di queste. Vado ad aggiungere al materiale che già fondo dei due pezzi. Da quant'è che fai questo lavoro? 6 anni e mezzo. Quindi sei fresco abbastanza? Fa caldo però sì dai. Riportiamo un po' di materiale dove serve. Come tecnica si può chiamare walking, perché vai da una parte all'altra e dentro ci fondi la bacchetta. Esatto. Posso provare? Oddio! Posso andare? Non vedo niente. Ah ok, adesso vedo. Ho fatto una vagina praticamente. E secondo te come sono andato? Per aver fatto 5 mm e... avevo fatto un buso. È un lavoro di precisione. Questa qui è la saldatura che ha effettuato Mattia. E invece queste sono le due che ho fatto io. Grazie mille, è stata una bellissima esperienza. Ma possiamo procedere con il montaggio dello scarico. E si procede al fissaggio delle ultime due viti. Naturalmente stiamo parlando di uno scarico che è completamente omologato all'uso stradale. Sicuramente non si può festeggiare Capodanno, però può essere che i ragazzi di Ragazzon abbiano in serbo per me un piccolo telecomando che possa creare della magia. Oltre a creare scarichi artigianali per supercar come quelle alle nostre spalle, cosa fa? Auto d'epoca, normali, classiche, sportive, racing, furgoni. Praticamente qualsiasi cosa che abbia uno scarico. Hai le pellicole troppo chiare della macchina, sai? Quindi? Quindi adesso ci trasferiamo di nuovo da noi e andiamo a pellicolare. Torniamo da Josefin Garage. Siamo qui quindi insieme a Thomas, uno dei sei di Carfilm, uno dei SEO. Hai capito? Bella, bella questa. In Veneto sarebbe il Paron, la stessa azienda che ha wrappato tutta l'auto. Oggi siamo qui per mettere le pellicole ai vetri per aumentare la privacy dentro l'auto. Serve più per protezione solare se vuoi. Ah, serve più per... Ah, io pensavo per la privacy interna. Scopare!
Quindi possiamo procedere all'installazione. Che colore vuoi? Ah, posso scegliere il colore? La gradazione. Nera è nera. Poi c'è più chiara e più scura. Lele, te che gradazione faresti? Io direi che un bel privacy, completamente nera, o quella con una gradazione che viene denominata 15. Ti permette un po' di più di guardarti intorno e fa meno effetto. Fa meno effetto furgone. Dalla tua esperienza cosa diresti? Io direi 15. Però adesso ti chiedo anche un'altra cosa. Plus o normale? Tipo l'iPhone che è un po' più grande? No, Plus è una bassa emissiva, filtra anche i raggi infrarossi e perciò la temperatura in macchina si abbassa di molto, mentre la normale fa solo i raggi ultravioletti. Solo il meglio per la nostra Hyundai Coupé. Quindi adesso procederemo dal lunotto posteriore. Qual è il primo step? Pulizia. Qui stiamo spruzzando un detergente comune. No, peggio, acqua e Johnson, quello per lavare i bambini. Tu serio? Si dice che scioglie la colla. Si mette un po' di lacca nel vetro. Stavolta evitiamo i prodotti di cosmetica e Teflon, che serve per eliminare la elettrostaticità della pellicola. Questa qui è la nostra pellicola privacy. È tipo New Martina. Il taglio della pellicola. E da quant'è che fai questo lavoro? Una ventina d'anni. Quindi ne hai visti di lunotti? Eh sì, 5 al giorno. Pistola termica e si vanno a scaldare tutte le curve. Quindi scaldi e pettini. E lei prende la forma del vetro. Facciamo i parrucchieri delle auto. Completata tutta quanta la fase di fonatura, adesso si procede con il ritaglio preciso. Per vedere il bordo del lunotto si aiuta con una luce, con un taglierino, rifila la pellicola. Naturalmente il taglierino che sta utilizzando è fatto apposta per non rovinare il vetro sotto. Procediamo con il lavaggio interno. Si rimuove il film protettivo e si va ad applicare questo bello però. Questo molto satisfying, eh? Posso provare? Dall'interno verso l'esterno? Sì. Nonostante lo faccio da 20 anni, il lavoro mi piace ancora. Non ti stanca? Cioè, oddio, la sera quando arrivo a casa c'è un male dappertutto. Oscuramento lunotto posteriore completato. Adesso Thomas si concentrerà sui lunottini laterali. Quant'è che costa questa operazione? Tra i 200 e i 400. Molto bene, a questo punto io ti ringrazio. Grazie a te. Siamo giunti alla conclusione anche di questo video. Che dire, peggio era impossibile. Secondo me è diventata un'opera d'arte. In questo episodio abbiamo cambiato i cerchi, montato scarico racing, creazione staffa per supportare la nostra illuminazione supplementare e infine le pellicole oscuranti. In descrizione vi lasciamo tutti quanti i link per reperire le informazioni su tutte le aziende con cui abbiamo collaborato nella realizzazione di questo incredibile progetto. Ma si può sapere come cosa pensi adesso della tua macchina? Ogni volta l'ho vista ho detto è incredibile, è bellissimo. Particolare. È simpatica. Simpatica. Naturalmente le sorprese non sono finite qui. Anche perché manca la ciliegina sulla torta. Non finisce qui. Stay tuned. Ci vediamo tra 2 settimane con l'episodio conclusivo della supercar. Di Pimp Your Shit. No. No, scusa. Pimp Your Car, scusa. Come al solito ringraziamo Josephine Garage. Grazie Josephine Garage. Ah no, sono io. E penso che per oggi, come ringraziamenti, te ne puoi tornare a Vicenza. Ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto. Ciao. Da notare che ai lati, da notare che nella staffa sono stati effettuati dei fari che servono a portare dei fori, no, dei fari. Facciamo i fari per far passare i fori. Dai, Marco. Porco scrifo il sempre contenuti di alta qualità.